Ben ritrovati pinguini in questo nuovo vlog. Oggi vi parlo di un piccolo cambiamento di set. E come potete ben vedere, eccolo qua. Ieri, come al solito, sono andato all'IKEA col piano di spendere sulla cinquantina di euro. In realtà ne ho spesi 180. Non ho solamente comprato questo, ho comprato ovviamente anche altre cose, perché quando io vado all'IKEA sono un po' come un bambino in un negozio di caramelle e non riesco a trattenermi, anche quando non ne ho soldi, come in questo caso. Si era creato un vuoto in questa parte di stanza che ho deciso di riempire con un Kallax 4x3. In realtà ne volevo prendere uno 3x3, ma a quanto pare sembra che non esiste e mi scocciava comprarne un paio per fare la dimensione che volevo io. Però alla fine sono molto soddisfatto dello spazio che sono riuscito a ricavare e di quello che poi ci andrò a mettere, perché ovviamente ancora non è finita la cosa, perché vorrei mettere delle luci e anche dei led, non solo perché mi piace averli, ma anche migliorerà la qualità dei video che farò. Questo è il motivo perché questo vlog è molto inerente al futuro di quello che sarà il canale e dell'impatto fotografico che avranno i video in futuro. Ovviamente io ho già molti video schedulati che sono stati registrati prima di questa cosa, quindi molto probabilmente nei video che usciranno successivamente non vedrete questo nuovo Kallax bianco, però tra qualche settimana iniziano a spuntare video che magicamente avranno questo nuovo setup. Sono riuscito a montarlo in circa un'oretta fra bestemmie e fatica. Fatica perché ero da solo in uno spazio angusto, come potete vedere in questo video l'ho montato una camera da letto perché in questa stanza non c'era fisicamente lo spazio dove montarlo. E fatica perché, non perché era eccessivamente pesante, ma alcune delle viti si faticava a stringerle. E anche perché era meglio stringerle perché sennò ti resta tra le mani. Come potete vedere da questa clip ho avuto anche un piccolo incidente che mi ha fatto bestemmiare non poco. Cazzo, non ho messo bene quei piolini. Devo smontarlo di nuovo. Che però sono riuscito a sistemare in pochissimo tempo, anche perché fortunatamente non avevo fatto danni. Il mio piano superiore sarà strapieno di roba di Star Trek, cosa che devo andare a prendere dall'altra stanza, spolverarle visto che si è accumulato un pochettino di polvere. E poi anche perché vorrei comprare dei display fatti in plastica, così da mettere belle precise, così quando avrò questi stand più i led più le luci sarà una cosa fighissima che migliorerà sicuramente la qualità dei video. Quindi continuate a seguirmi su questo canale, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina e se volete, perché no, seguitemi su Instagram, dove porto anticipazione di video, foto del mio cane e anche video di mentre gioco col mio simpatico, ormai quello che ho definito zombie, cosa di cui vi ho parlato già in questo video che vi consiglio di andare a vedere per saperne di più. Quindi non perdetevi i prossimi appuntamenti, per esempio questo venerdì uscirà un video di Under the Hood in cui spiegherò cosa succede nel momento in cui un computer viene avviato, quindi spiegherò della fase di posta, la fase di boot, quindi non ve lo perdete. Non posso metterlo qua accanto nelle handcards perché appunto il video dovrà uscire, ma quando uscirà ve lo metterò. Intanto godetevi quest'altro che sono sicuro che sarà di vostro gradimento. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao!